Andrea Buccellati, in primo luogo congratulazioni, sei stato nominato da poco presidente di un'azienda che ha cambiato parecchio negli ultimi 12 mesi. La Buccellati, Gianmaria Buccellati, ha acquisito, ha incorporato un'altra Buccellati che era presente di proprietà di membri della famiglia, poi tutto quanto ha visto l'ingresso di un socio di capitale, il gruppo Clessidra, un nuovo management, tu presidente, Thierry Andretta amministratore delegato dopo essere stato per molti anni da Lanvin. Ecco, allora, in tutto questo, voi che prospettiva avete? Aprirete tanti negozi? Andrete nell'online oppure no? Certo. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie, questa ricerca l'ho trovata molto interessante e forse per noi anche confortante. Devo dire che con la nuova struttura e con l'entrata di Clessidra come partner finanziario, l'obiettivo è quello di continuare a sviluppare il mercato retail e di crescere sul mercato retail con l'apertura di diversi negozi diretti nelle principali città, principali capitali dove non siamo ancora presenti. Nello stesso tempo stiamo anche sviluppando la parte distributiva o franchising, dove su alcune piazze, specialmente per il nostro settore, è importante avere dei partner locali. Per quanto invece riguarda il discorso delle dimensioni dei negozi, che è un altro punto che ho letto, che ho trovato molto interessante e che è stato ribadito più volte, ritengo che non sia per noi mai stato importante la dimensione, superficie, metri quadri, quanto riuscire a trasmettere al cliente l'esclusività, il concetto di lusso, di estremo lusso a cui noi puntiamo. Noi siamo un'azienda estremamente artigianale, continueremo ad esserlo sicuramente e cercheremo soprattutto di sviluppare, oltre che il mondo commerciale, retail eccetera, un servizio di estremo prestigio verso i nostri clienti. Questi più o meno sono gli orientamenti. Riteniamo che lo sviluppo sarà circa un 60% diretto retail e un 40% distribuzione wholesale. Per quanto invece riguarda la parte, e-commerce, credo che il nostro settore sia ancora lontano, non tanto per quanto riguarda le informazioni, che oggigiorno sono importantissimi, il contatto, l'informazione sul brand, sulla conoscenza, e che soprattutto nell'alto lusso ha un'importanza fondamentale, ma dal punto di vista, della commercializzazione credo che siamo ancora molto lontani, anche perché i nostri clienti vogliono toccare con mano, vogliono capire, vogliono essere rassicurati in maniera diretta dalla struttura dei nostri commerciali. Grazie.